si sente sotto quando esce il bello spot televisivo, Ilara, ricordi? Ma che cosa? Quando Totti smette a fare un scemo là, ma stai dicendo, mica sono delle agere, che te capoli? Allo stupo pazzino della guerra! Allo stupo pulucinello, io arrivo con pulucinello, mi fermo perché poi si roppa a mezzanotte. Fanno i film spunti. No, sanno che li fermi che lì fanno male, allora. Ah, che li due smettono a doppia scherma. Uno parla e nato si spoglia. Io molto sotto sotto la televisione, nato si grassi moglie che mi ha scopretto, no? E riette a rubare i buffer, dicetto, vatta a cuccanata a moto. Ma stanno invece quando pugliato a sera il telefono è uno che si qua. Ehi. Ma tu hai in data diretta, che le sette vicine mie, cosa vuoi mio bello porcellone? Senti Giovanni, ti manco tempo con 17 sfanetti. E tu non sei abituato, vai io, vai, ti cucca che belli femmine, c'ho la pure fegata data e non solo chi. Partiamo, ma se ne cadremo un sacco di numero bello, io chiamo a Coccoruro. Io primo numero che ci ha segnalato un'amica che ha coppa all'MS. Come si chiama? Che è l'MS? Oh, l'MS, oh. Ah, un pacchetto di MS. Oh, messaggio, come vogliamo? Oh, somma solo. E mamma Giuseppe, poi. Ah, non so. Cioè, puntualmente, guarda, segnalato qualche numero, o non ci sta, o non ci risponde. Ma chi c'era un cellulare che mi ha dato Salvatore, che non è buono? Proviamoci. No, è chiesto qua, ho visto. Saluto anche il mio amico Lorenzino. Lorenzino, purtroppo c'era di numeri un po' tardi, li chiamiamo qualche altra volta. Un bacio ma a tutta che sono di preferenza? La famiglia Guastafil. Di Palma? Di Palma o cellulare, sarei? Sì. Sì, venimo. Chiama Giuseppe Di Palma. E come si chiama? Amendola. Amabre, mi te d'accordo, vai io. Amabre! Fofons. Ui, io so qui. Noi chiamiamo Amabre. Prima di inviare, per 3 minuti qua. Ah, prima giusto di fare una cosa importante. Che fa? Allora, qua, va a cucciare un uomo di cacopo. Prima ci faccio che arrivo un caffè all'angopo, sarà una cosa. Ah, ma sì, andiamo a cucciare pure. Cucciate? Sì, ma non è una malattia. Giuseppe. Di Palma. La mamma Giuseppe Di Palma, poi. C'è un cellulare allora, si risponde. Chi c'è il cellulare, ma non risponde. Pronto? Ma bari, Peppi. Uè, dimmi. È Di Palma, giusto? Giuseppe Di Palma. Sì. Ah, sì, buonasera. Sì, sì, sì. Sono Mastanio, lo fravagatore, buonasera. Lo fravagatore? Martirella, chi è? Non mi ricordo. Mettiamoci d'accordo, io sono coppa Nucami, no? Mo tengo pure un burdello, se sentono, sono anche macchine sottofondo, no? Sono chi è Giovanni, l'amico mio, il mio fido fravagatore. Aniello. Sono Mastaniello, fravagatore, ma sentite, dove c'ha cagnato il telefono? Facciamo capire. È Mastaniello, ma non mi ricordo proprio tu. Sono anch'io, fravagatore, il sovrano a tui. Mi sono sbagliato numero. Ma mica mi ho sbagliato numero, un attimo solo, per piacere. Allora, Giuseppe Di Palma, via nazionale delle Buglie Nola. Ci troviamo? Sì. Ma voi venite in busto, o no? Sì. Ah, allora ci troviamo, noi stiamo venendo logo perché siccome teniamo facca se andate a ditta che mi scarica la roba che mi fravaga lunedì, no? E ci sta così, mo scaricamo stasera, stiamo qua a pari rocissica, oi. Adesso scaricato. Scusate, ma se mai scarico è pur peggio. Signor Pesce, scusate un attimo, signor Giuseppe, un attimo solo. Ma sta lì, chi se sente che non mi ci scemo? Tagliate a corto, forza. Sì, che te ne mamma che Giovanni. Ma chi se sente che non capisce manco cosa si dice? Aspettate zitto, pronto? Sì, pronto. Allora, sentite, anche 34 sacchetti ci mettono coppo qua. Mi ne scaricamo stasera a casa vostra. Tenete un po' che spazio a mamma no. Allora, non spazio a rompere. Ma scusate, hai ordinato voi, non hai ordinato questa roba. Ma chi ha ordinato? Scusa, ma voi spaziamo per telefono? Sentite, ma chi va pazzia che cacciò la fronte? Ma chi va pazzia? Ma chi ti ho piacere? Da voi. Allora, io sono Mastaniello, fravagato. Ha detto, ma ha detto di scaricare questa roba a casa vostra. Mo che hai? A voi mi serve, non vi serve. L'amica Antonio, Mastaniello, che ci sappiamo? Ma che te ne capire? Chi è che si sappiamo? Ma che è sta pasta c'è? Sentite, ma perché mica c'è mai conosci e poi scaricare la roba? Bravo, dammelo una cosa di sorte, ma io ti la feci d'ognorro perché pulite papà, ma sta lì! Ma noi veramo tutto l'indirizzo, poi volete reclamare, facete quello che pulite voi, noi veniamo all'occhio, scaricamo, ce n'ate i soldi e me lo va! Allora, io vi dico, già da telefono, tanto per essere corretti, 300 euro di anticipo, poi riesco ce lo pulite che la ditti, tutto anche in tavoli! Ma sane chi sta a dare la sorda a tutto Nola, a tutto Marigliano, a tutto Sapiano. È proprio uno che non pava mai, quindi in realtà. Cavere, io mi piglio pure la moglie stasera, tu dica proprio un po'. Sta grindavari. Pronto? Pronto? Ma sì, è in dono.
Sentite, ma sto parlando che è scemo, che c'è gente normale, facciamo capire. Sentite, ma pare che pulite le poche fastidio, poi che ci può fare? State le poche fastidio, questa è. Ma che state dice? Che pulite sono? Che significa? Facciamo capire, parlate già. Chiamate un chiarai, tornate giù, poi chiamate con un telefono e poi ci vorremmo... Ma perché che bollissa dice? Ti tocca, ma mettessi paura di te, fammi no, capire. No, non c'è niente. No, fammi capire. Qualcosa. Io tengo paura di nessuno, che sei mai... Quanti chiami, mi chiamo, detto che numero... Sento, noi per ragione di brava, solo noi chiamiamo solamente con la nonna, chi si sono fatte le due, va bene? Non sto capendo mai che buono, perché sono buono quando si mancavi. Allora, tu fai una cosa. Sono la trovalli Laura. Che le ha capato che non capisci, sono ricchi che non sono buono. Tu fa una cosa, a ritiro di fra 5 minuti. Sentono fatto, guaglio, a ritiro di fra 5 minuti a casa. È verità, certo. Mitta fa un caffè, ci assettiamo e ne parliamo. Tu hai capito? Sì, verità, cosa. Pronto? La carina lì, la carina lì, caro. Non ti chiama pure i massanetti, a mamma quattro mato, eh! Ma è scappata, bro! Bra! Chiama chi non l'ha che te ne corno vero, eh! Ti sto comparendo lo vedi, dai, cosa chiamare di questo sogno? Chiama bre, Tuzzolo Gennaro! Ma amico che spaticava, ma bre, Tuzzolo! Pronto? Pronto, Tuzzolo? Sì! Buonasera, sono Massanello Fravagatore, come va? Massanello Fravagatore! Ma chi volete? Sentite, Tuzzolo Gennaro. Pronto? Sì. Sentite, sto con il cellulare, mica posso spendere tutte le soldi mentre voi facete la pausa. Ma scusate, voglio dare a Tuzzolo Gennaro, guaglione. A chi volete? Allora, io vi sto dicendo, vi sto pregando, se mi facete parlare voi spiego, se parlate sempre voi non posso parlare. Allora, io sto venendo, diciamo, praticamente a casa vostra, no? Ho chiamato per una conferma, voi state là? Sì. Ah, noi abbiamo venuto a scaricare la roba, veniamo a scaricare e vi volevo prima anticipare, fra una quarta d'ora stiamo là. Che roba hai di scaricare? Scusa, ti faccio il fravagatore, posso mai scaricare la felle di carne? 34 sacchette di giumento. Ma chi cazzo l'ha ordinato? Io non lo so. Ui, ma come va alterato? Scusate, ma che sono queste male parole per te? Vedi anche 64 anni, ma già sei andato un fotente che mi dice queste parole. E allora, che dici che fai? E marre educazione! Chi è che si fa sta risata allo con dindo allora? Ma qua risata, sono sempre io! Qua risata! Si stampa tu! Ehi! Non credo si stampa aspetta un momento, andiamo! State un momento fermo allora, andiamo! Giovanni, ma come ha fatto chiamarlo? Ma chi se non si sente che è una paura roba che sto io! Ma se faccio una risata in faccia, un po' paccarie, anche fino a casa mi piglio pure i mobili! Ma chi paccarie c'è? Ma chi paccarie? Aspetta, state... Ma che paccarie? No, chi se vogliono mi stare un po' cambriaco, ma però state tranquilli, state calmo, state calmo. Allora, mi sentite? Ma stai lì, io mollo un buffettone, aspetta. Sì, ma perché mi aveva appiccicato la gente, tu perché? Io vado fino sotto a casa, un paccarie a chi? Sì. Lui sta bene. Ma che stai a mangiare, mi date. Allora, pronto? Sì, dite! Scusate, chi lo vaglione mi era poco come la giarisce? Ma... vaglione! E poco vaglione si porta da buio! A chi lo si sente la voce che chi se non mi sono scemo? Ma non stai zitto, no! Ma è capito! Che la chiamo che mamma ti esordi! Le corna! Allora, calmamci, pronto! Sì, basta! Questa sì, mi fai appiccicare con questo, non siete che capire buone chi! A capire un porto, chi sei come un ciuccio con l'aura, capo là con il sapone, sempre perso! Ma non so sto te, il figlio è soccola! Allora, sentite, ma stai lì, e manco oggi si è faticato!